Allora dovevano pulire le palle con un sistema, era così, non c'era un valvolo di termoiolo, perché lì metti una mano, viene il buco, metti una carta forse fa un cortocircuito, quando dice una casa, un cortocircuito è bruciata la casa, forse la sentita fa, proviamo, a creare il fuoco, abbiamo creato il fuoco, mettiamo via il fuoco. Allora, quando l'operatore era pronto, cosa faceva? Faceva così, attaccava l'LC, l'induttanza di carico, e il trasformatore sintonico, e andava in aereo. A quell'epoca antenne non si sapeva, antenne erano gli alberi delle navi, c'era un filo aereo tirato tra gli alberi delle navi, dopo gli uomini hanno chiamato antenna, ma era un filo aereo, e nelle prime trasmissioni c'è scritto aria, c'era scritto E e A, Earth, pianeta, dopo è diventato ground, E, aria, basta. Poi in quelli già del 44 c'era scritto aereo, che molti appassionati che compravano degli apparati sotto dicevano, ma allora andavano in un aereo, no? Ecco, la scintilla era circa 30 volte questo, per cui tutti i telegrafisti tappi nell'orecchio durante il servizio. Avevano delle scatoline d'ottone, adesso questo è il copribuse, però tipo queste, che poi avevano M. Marconi qui, la scintilla qua, un telegrafista se sul Titanic girava, aveva la scia di femmine, perché era come un medium che sei andato in una seduta e lui ti ha portato a... E tra di loro questi vecchio mio, questi old men, quei quattro gatti dell'etere ne parlavano. Allora, e in quell'occasione furono dei CQD, perché era il segnale di soccorso, degli SS perché erano gli ultimi, la serie di A in localizzazione, poi latitudine, longitudine, colpito iceberg, i vari messaggi. Buttata l'etere dicendo vecchio mio se ci ascolti, vecchio mio vuol dire a tutti i telegrafi, se ci ascolti vieni ce ne so fare. E la trasmissione era così. Che andava avanti. E nell'etere questo Shiva, qui, poi tra gli alberi c'è il filo aereo e sento filo, filo senza, miglia. E si salvarono molte persone, per cui Marconi ebbe primo dopo vendere di più, e secondo i naufraghi a New York, gli diedero una medaglia d'oro che penso la conservi di lettera. Erano andati sotto l'albergo, avanti le mani, eccetera, perché fu un grosso salvataggio. Sì, e da lì anche lì tutti alla wireless. Prima era una cosa nuova, va, poi a volte sono complicate, la scintilla non viene, le batterie scariche, no, le bandierine vanno bene. Cioè, non ci hanno messo a capire questa. E dopodiché poi mi manda la radiotelegrafia. Loro per registrarsi avevano già una nota musicale con un buzzer, che era un buzzer fatto da degli orologiai perché aveva una frequenza alta. Però in radio ancora no. La scintilla era rauca, per cui sentivano o con la stampante al rivelatore o a orecchio sentivano. Non sentivano la nota. Poi Marconi passò a Cernfo nella sua azienda e c'era un settore tutte donne che avvolgono il filo, un settore tornitori e un settore falegnameria, mogono piumato che veniva dalle colonie, bellissimo, lì segavano per i cablaggi, erano molti di legno nobile, tutta roba noce, mogono. E a un certo punto sente un falegname che aveva del mogono ben stagionato e... con la sega. Gli viene un'idea geniale, metterle le palle vicino alla sega, farla ruotare a 20.000 giri e salta fuori la nota musicale. Per cui durante i temporali che i telegrafisti smettevano perché non si capiva più niente tra questo sentono che non è una bella nota, però è una cosa molto diversa dalle scariche temporali. Per cui il quarrebbe normale di fondo non disturba più.
Dopo arriva la valvola termoionica, la corda antenna e tutto il resto, e dopo è tutto un altro mondo. Qui siamo nella preistoria ed è affascinante. Allora, le scintille avete viste tutte? Ma dopo me ne faccio vedere anche delle altre. E a chi? Perché le scintille qui vivevano nel cervello di Guglielmo, perché lui faceva una scintilla dietro l'altra, il cervello stava fermo. Poi nei suoi apparecchi è tutta una scintilla. Ma diceva il condensatore, quello per... Questo è un tono alto o uno B, tre condensatori, si va sulla frequenza più alta, sei sulla frequenza più bassa. È l'inizio della sintonia.